La copertina che ritrae uno scugnizzo mentre sale una scalinata con un pallone, anzi un Super Santos sotto il braccio, fa da cartina al tornasole delle storie raccontate dal giornalista sportivo Bruno Marra nel suo battesimo editoriale. Brunapoli, il titolo del libro, presentato questa mattina dall'autore nel corso di un incontro con la stampa moderato dal giornalista Pierpaolo Petino. La napoletanità, o meglio l'arte di essere napoletani, raccontata attraverso storie, aneddoti ed articoli. 16 capitoli che rappresentano un affresco generazionale dove il pensiero, la cultura, l'arte e la filosofia si intrecciano per spiegare al lettore cosa vuol dire nascere e vivere a Napoli. Amo sempre dire che è stato il libro a chiamare me e non io a scrivere il libro. Mi sono sentito pronto, maturo, libero di poterlo scrivere, un libro che ho messo insieme in pochi mesi, 3 mesi, ma che è una sedimentazione di 25 anni. Ci sono le mie riflessioni, i miei aneddoti, ma soprattutto il vissuto che mi ha saputo regalare Napoli, a partire dalla mia famiglia fino al mondo del calcio, al San Paolo, ma tante propaggini che la napoletanità sa regalare. Sono certo di aver fatto un percorso in cui, oltre a raccontare Napoli, ho raccontato la mia vita. Diciamo, ho parlato del Napoli per raccontare me stesso e la simbiosi e l'alchimia che è nata con questa città, che credo sia unica ed universale per valori identificativi.